Lezione abbiamo visto un po' una delle tecniche di modulazione che viene maggiormente utilizzata in ambito industriale. Vi avevo accennato al fatto che da una decina d'anni a questa parte è il tipo di modulazione che viene largamente utilizzata in ambito di azionamenti, servoazionamenti industriali, quindi dove c'è un processo produttivo, c'è un sistema di movimentazione, quindi sono richieste delle performance dinamiche più spinte, si preferisce utilizzare come tecnica di modulazione. Ricordiamo, la tecnica di modulazione è quel sistema che permette di generare segnali di apertura e chiusura degli interruttori, quindi come tecnica di modulazione viene utilizzata prevalentemente la modulazione vettoriale, space vector modulation, che quindi è quella che trovate largamente utilizzata rispetto alla BQM sinusoidale. La BQM sinusoidale continua a essere molto utilizzata per applicazioni pressoché stazionarie, abbiamo visto nell'ambito delle dentistiche, interconnessioni, o anche in ambito industriale, però quando il carico non richiede delle variazioni delle alimentazioni con dinamiche troppo spinte. Quindi abbiamo fatto l'analogia, ricordate la media temporale come somma vettoriale, quindi abbiamo prima rappresentato tutti i possibili valori di tensione in uscita da un inverter, che sono 8 possibili combinazioni per l'inverter trifase, e da lì abbiamo generato gli 8 vettori di spazio, quindi sono vettori che hanno validità anche in ambito durante il transitorio, non solo la regione stazionaria, in quel caso confluiscono con il fasore, quindi hanno la stessa valenza del fasore. I vettori di spazio hanno valenza anche in condizioni dinamiche e rappresentano, nel caso di un inverter a tensione impressa, delimitano un esagono. Vi ricordate, l'esagono è costituito dai settori più due vettori che coincidono con l'origine. E abbiamo anche fatto alcune valutazioni che in realtà servono anche a ottimizzare la tecnica di modulazione in funzione delle perdite di modulazione. Abbiamo visto qual è la sequenza che si può generare per avere all'interno di un intervallo di modulazione il vettore che desidero in uscita, e abbiamo visto anche come si può giocare proprio sull'ultimo vettore, che è il vettore che mi dà zero come tensione sul carico, per minimizzare le perdite di commutazione. Quindi posso alternare lo 0 0 0 1 1 1 in funzione di quella che è la modulazione che sto effettuando per ottenere il vettore. Andando semplicemente a ottenere lo 0 con le due combinazioni possibili, riduco almeno di un valore, una commutazione all'interno dell'intervallo di modulazione, e questo mi comporta ovviamente un risparmio dal punto di vista energetico, quindi una maggiore efficienza nella modulazione stessa. Non è una cosa di poco conto, perché quando si cerca di massimizzare le prestazioni di un inverter, cerco di andare al massimo sulla frequenza di commutazione dei dispositivi, per sfruttare al massimo i dispositivi, per avere una qualità migliore della tensione e quindi della corrente in uscita. E queste tecniche, che permettono anche di ottimizzare il numero di commutazioni, mi permettono di ottenere miglioramenti aggiuntivi sulla power quality, a parità poi di frequenza di commutazione media. Quindi questa è una cosa importante. In realtà poi ci sono, non abbiamo il tempo di vederlo, però ci sono tutta una serie di tecniche di modulazione che derivano dalla modulazione vettoriale, sono delle estensioni della modulazione vettoriale, che semplicemente consentono di ottimizzare ancora di più il numero di commutazioni, permettono di massimizzare le performance a parità di perdite di commutazioni che io posso avere su quel dispositivo e quindi su quell'inverter. Con la volta scorsa quindi abbiamo analizzato tutte tecniche di modulazione o tecniche di controllo di convertitori a tensione impressa, e se ci pensate sono tecniche di controllo in tensione, cioè in realtà attraverso queste tecniche di controllo riesco a controllare la tensione sul carico, va bene? In realtà però ci sono anche altre esigenze per
per alcuni tipi di carichi, per alcune tecniche di controllo, per alcuni tipi di applicazione. E cioè non ho l'esigenza di controllare la tensione, ma invece ho l'esigenza di controllare la corrente nel carico, va bene? Quindi le tecniche PWM che abbiamo visto, la Space Vector Modulation, SVM, sono tecniche di controllo in tensione di inverter a tensione impressa, ok? Distinguiamo le due cose. Inverter a tensione impressa, abbiamo detto, sono i convertitori in cui lo stadio d'ingresso è costituito da un banco di capacità che mi rettifica la tensione e quindi sono sicuro della stabilità della tensione in ingresso. Ok? Quindi inverter a tensione impressa, significa la tensione è costante grazie a un banco di capacità che io metto normalmente in ingresso a questi convertitori. Poi un inverter a tensione impressa lo controllo in tensione, quindi significa che il target di controllo è la tensione sul carico. E quindi la tecnica PWM, onda quadra sinusoidale, e la modulazione vettoriale mi consentono di ottenere un riferimento di tensione sul carico. Vi ricordate la PWM sinusoidale? Abbiamo detto c'è una sinusoide di riferimento che poi vado a modulare con l'onda triangolare, ma il target è la tensione, la fondamentale di tensione che poi ne deriva dallo sviluppo in serie. Quindi il target di controllo è la tensione. Ok? Nella Space Vector Modulation è la stessa cosa, il target di controllo è il vettore di spazio della tensione nel piano di Gauss. Quindi anche in quel caso il riferimento, cioè la grandezza che voglio ottenere, è la tensione sul carico. Ma nel momento in cui invece ho la necessità di controllare la corrente sul carico e non la tensione, vi faccio alcuni esempi. Voi sapete che ad esempio i motori, la coppia che genera un motore è strettamente legata alla corrente che circola nel motore, no? Quindi c'è un legame diretto fra la corrente e la coppia che genera il motore. Per alcuni tipi di controllo che farete sicuramente nella laurea magistrale, controlli avanzati per motori elettrici, soprattutto motori in alternata, il target di controllo è appunto la coppia, e la coppia la controllo andando a iniettare una certa corrente all'interno del motore. Quindi in quel caso ho la necessità non tanto di ottenere una tensione sul carico, ma di iniettare una corrente. Un'altra applicazione, ad esempio, sono i caricabatterie. Adesso sono abbastanza diciamo di moda, perché per le applicazioni di trazione, ma anche per le applicazioni stazionarie, i gruppi, i sistemi di accumulo ormai vengono integrati in molte applicazioni, ad esempio nelle fonti rinnovabili, negli impianti fotovoltaici, ci sono dei sistemi di accumulo, ci sono delle batterie, e per le batterie, la ricarica delle batterie avviene in diverse fasi. Una di queste fasi contempla l'iniezione di una corrente di riferimento all'interno delle batterie, per cui in quel caso anche ho bisogno di controllare la corrente che viene iniettata all'interno del dispositivo. Le batterie sono in continua, però potete immaginare uno stadio di conversione che ha bisogno comunque del controllo di corrente in uscita. Allora, per tutte queste applicazioni, quindi se il mio target è il controllo della corrente, non posso utilizzare né la PWM sinusoidale né la modulazione vettoriale. Si deve utilizzare un'altra tecnica di controllo, che l'ultima che faremo nell'ambito di questo corso, che appunto mi permette di controllare la corrente per inverter a tensione impressa. Ok? Quindi adesso analizzeremo oggi il controllo di corrente di inverter a tensione impressa. Fate la distinzione tensione impressa, controllo in tensione, quello che abbiamo visto fino ad oggi, e in corrente, quello che vedremo adesso. Va bene? La tecnica che si utilizza, una delle poche tecniche che viene utilizzata perché funziona bene, quindi si utilizza questa come tecnica di controllo, si chiama tecnica di controllo ad isteresi di corrente. Vedremo cosa significa e come viene implementata. Allora, partiamo per capirlo, partiamo sempre dalla struttura di un inverter monofase, poi tutto ciò che vediamo per il monofase, sapete, è facilmente riconducibile e trasportabile a un inverter trifase. Allora, nell'inverter monofase abbiamo
la tensione in ingresso stabilizzata dalle mie capacità, perché è un sistema a tensione impressa, e abbiamo il ponte. Derivo il mio carico dai due poli, quindi il mio carico, ad esempio un carico di tipo RL, la tensione in ingresso con S è una tensione stabilizzata, poi ovviamente abbiamo sempre i diodi che, ricordate, devono sempre esserci, soprattutto quando ho la componente induttiva nel carico, perché mi permettono la circolazione della corrente quando la corrente non si può richiudere negli interruttori. Infatti vedete, sono disposti in maniera inversa rispetto agli interruttori. Allora, quindi, se ad esempio indichiamo con I la corrente che circola nel carico, questo dispositivo noi l'abbiamo caratterizzato come sia convertitore DC-DC a 4 quadranti e anche come inverter monofase, no? Quindi immaginiamo adesso di inquadrarlo all'interno di un'applicazione in alternato, e quindi immaginiamo di dover alimentare questo carico in alternata. Se lo devo alimentare in tensione, abbiamo già visto come funziona la tecnica. Io basta che vado a chiudere, se questo lo indico S1, S2 questi interruttori, S3, S4 questi altri due, abbiamo visto che se chiudo questi due interruttori alimento il carico con la V con S. Se chiudo questi altri due alimento il carico con meno V con S. Va bene? Poi se chiudo ad esempio quelli di sopra e quelli di sotto alimento con 0. Però abbiamo in sostanza caratterizzato questo sistema e abbiamo identificato una tecnica di controllo, di modulazione in tensione. Va bene? Perché l'obiettivo era andare a imporre sul carico una tensione alternata positiva e negativa. Immaginiamo che debba invece controllare questa corrente, quindi che abbia ad esempio la necessità di imporre, iniettare nel carico una certa corrente che ha un andamento qualsiasi, può essere di tipo alternativo. Per il momento non ci poniamo il problema di che forma deve avere la corrente. Immaginiamo che io debba iniettare nel carico una qualsiasi tipo di corrente, anche in continua, va bene? Un certo tipo di corrente. Allora, ovviamente, questa è la mia corrente di riferimento nel tempo, la mia I-star. Devo cercare di modulare questi interruttori per ottenere questa corrente. Allora, la corrente nel carico da che cosa è data? Noi sappiamo bene che in un sistema di questo tipo, che è un inverter a tensione impressa, quindi io vado a controllare direttamente con gli interruttori la tensione. La corrente da che cosa dipende? La corrente che circolerà nel carico da che cosa dipende? Al carico. Va bene, dal carico stesso, mentre sulla tensione io posso dire, a prescindere dal carico, io impongo una certa tensione, perché io, ripeto, stiamo parlando di sistema a tensione impressa, quindi la tensione la metto io come voglio, la corrente dipenderà dal carico, ok? Allora, se ad esempio abbiamo un carico, genericamente un carico di tipo RL, e andiamo a chiudere questi due interruttori, S1 ed S2, che cosa ottengo? L'equazione che ne deriva è un'equazione molto semplice: V con S è uguale a R per I più L dei suddetti I. Va bene? Quindi immaginiamo che ci sia la componente resistiva e la componente induttiva. Questo fa parte del carico, sta dentro il carico. E questa è la tensione che io sto imponendo al carico perché ho chiuso S1 ed S2. Va bene? Se chiudo invece S3 e S4, l'equazione che ne deriva qual è? Praticamente la stessa, dove l'ingresso però la tensione che sto imponendo al carico è meno V con S. Quindi meno V con S è uguale R per I de I su dt. Allora, focalizziamoci su queste due configurazioni. Quindi tensione positiva sul carico, tensione negativa sul carico. Ricaviamo da qui la derivata di corrente, perché in realtà per controllare la corrente devo controllare il suo andamento nel tempo. Per controllare l'andamento del tempo
devo andare a controllare la derivata di corrente. Ricaviamo la derivata di corrente in questo caso. Dei sul dt è uguale a che cosa? 1 su L che moltiplica V con S meno R per I. Va bene? In quest'altro caso dei su dt uguale a 1 su L che moltiplica meno V con S meno R per I. Quindi la derivata della corrente assume questi due andamenti. Nel caso di tensione positiva sul carico, questo è il valore della derivata di corrente. Nel caso di tensione negativa sul carico, questo è l'andamento della corrente. Vediamo qua che cosa succede. V con S è il forzamento, diciamo è la tensione che io impongo dall'esterno, e questa invece è la caduta sulla resistenza. Solitamente questo è un valore piccolo, quando alimento un carico devo fare in modo che la parte resistiva sia la più piccola possibile, quindi di fatto si può tranquillamente considerare che V con S sia maggiore di R per I. Va bene? Quindi, valendo questa ipotesi, questa condizione operativa che poi vale sempre nella maggioranza dei casi, nel caso in cui vado ad alimentare con S1 e S2 chiusi, posso dire che la derivata della corrente nel tempo è maggiore di zero, giusto? Perché se questa è maggiore di questo, avrò una derivata della corrente nel tempo che è maggiore di zero. Quindi significa che la corrente come sarà? Se la derivata è positiva, la corrente, quando andrò a alimentare con S1 e S2 chiusi, sarà crescente. Ok? In quest'altro caso, invece, sicuramente la derivata sarà minore di zero. Vi trovate? Sarà minore di zero perché V con S c'è il segno meno davanti, e quindi anche se questo è trascurabile, comunque è la somma di due grandezze negative. Per cui nel caso in cui vado ad alimentare il carico con una tensione negativa, la corrente tende a crescere, a decrescere. Quindi vedete, tensione positiva, la corrente cresce, tensione negativa, la corrente diminuisce. Allora io devo sfruttare proprio questa proprietà, il fatto che riesco a controllare la derivata della corrente. Io non conosco la corrente perché se sto fuori, abbiamo detto la corrente dipende dal carico, io la posso misurare, certo posso andare a misurare la corrente, ma se devo andare ad seguire un valore di riferimento della corrente, è ovvio che non è che posso dire conosco a priori qual è l'andamento della corrente. L'andamento della corrente dipenderà dal carico. E i carichi possono essere anche variabili. Se quello ad esempio è un carico motore, sapete che il carico del motore, il carico elettrico, dipende dal carico meccanico, per cui varierà nel tempo, potrà variare nel tempo. Quindi non posso dire di conoscere a priori quale sarà la corrente, però posso dire che la derivata della corrente, quindi l'andamento, sarà comunque crescente o decrescente in funzione di quello che vado a imporre come tensione. Quindi vedete, io sfrutto la tensione per controllare la derivata della corrente. E come posso sfruttare questa proprietà per controllare in corrente un inverter a tensione impressa? Se io controllo l'andamento, di fatto posso cercare di controllare anche la corrente. Questo come avviene? Facciamo un disegno un po' più grande così. Immaginiamo che questo sia l'andamento della corrente di riferimento, quindi il riferimento di corrente che io voglio seguire. Va bene? Quindi questa è la mia istanza. E questo è il tempo. Allora, se ad esempio immaginiamo di partire da questo punto, T con 0, io quindi da T con 0 voglio che la mia corrente agganci la corrente di riferimento. Una tecnica che posso utilizzare è quella di dire: da questo momento in poi divido il mio tempo in sottointervalli di tempo. Va bene? Quindi li divido in sottointervalli tutti uguali.
quindi questo sarà T1, T2, T3, T4, la cui ampiezza sarà delta T, che è un valore costante. Quindi mi fisso un intervallo di tempo che chiamo tempo di modulazione, come lo chiamavo, ricordate, con la space vector modulation. Quindi mi fisso tutti intervallini e cerco di fotografare la situazione all'interno di quell'intervallo e modulare all'interno di quell'intervallo. Se nel tempo T0, ad esempio, vado a misurare, all'inizio di ogni intervallo devo andare a misurare la corrente, devo conoscere che corrente sta circolando all'interno del carico. Quindi, ad esempio, la corrente, misuro che la corrente sta qui, assume questo valore. Cosa devo fare? In questo intervallo dovrò andare a chiudere, aprire gli interruttori per cercare di avvicinarmi al mio riferimento. Va bene? Cosa posso fare? Se parto da qui, se misuro la corrente, vedo che la corrente è più piccola del mio riferimento. Quindi, secondo voi, che cosa devo fare? Se il mio obiettivo è quello di raggiungere, di cercare di stare quanto più vicino possibile al mio riferimento, cosa devo fare sull'inverter per avvicinarmi al mio riferimento? Applico una tensione positiva. Quindi, poiché sto misurando che la corrente che circola realmente è più piccola della corrente di riferimento, significa che a un certo punto devo, partendo da questo valore, devo alimentare con una tensione positiva e quindi andrò a chiudere S1 ed S2. Se ad esempio invece misurando la corrente stavo qua, dovevo fare il contrario, dovevo far diminuire la corrente, va bene? Quindi immaginiamo che io stia qui, a un certo punto vado ad alimentare con S1 e S2 e quindi la corrente da qui che cosa fa? Tende a crescere. A un certo punto arrivo a toccare il mio riferimento, va bene? Io qua ho diviso, vedete, in tutti i sottointervalli. Sono tutti sotto intervalli uguali. Arrivato a questo punto, che cosa faccio? Per evitare che la corrente poi cresca troppo, quindi la mia tecnica di controllo, il mio circuito che andrò a realizzare per implementare questa tecnica, dovrà andare a misurare la corrente, dovrà tenere conto del mio riferimento e dovrà confrontare sempre la corrente di riferimento con la corrente reale. Quindi, abbiamo detto, parto da questo punto, immaginiamo che prima non conosca la storia, parto da questo punto, la corrente sta qua, so che devo aumentare la corrente, quindi devo fare in modo che la derivata della corrente sia positiva. Questo, quindi significa che devo chiudere S1 e S2. Nel momento in cui la corrente arriva qua, non la posso far andare oltre, e quindi cosa faccio? Ricommuto sul valore S3 e S4. S3 e S4 significa che la corrente diminuirà con una certa derivata. La derivata da che cosa dipende? L'andamento della corrente dipenderà dal carico, vedete, da LR e dal buco S, dalla tensione che sto imponendo. Quindi avrà un certo andamento, però questo andamento, anche se non lo conosco, va bene, perché non conosco il carico, so che in un caso mi fa aumentare la corrente, in un caso me la fa diminuire. Quindi, arrivato a T1, rifotografo la situazione. A T1 la corrente è di nuovo più bassa rispetto al riferimento. Quindi, arrivato a T1, ricomodo di nuovo su S1 e S2. La corrente tenderà a crescere con la stessa derivata. Arrivato qui, poiché il mio sistema di controllo misura istante per istante la corrente reale che circola nel carico e conosce il mio riferimento, perché ce l'ho messo dentro, in pratica farà una cosa del genere. Arrivato qui di nuovo in T2, e così via. Che cosa ho ottenuto? Una corrente che ovviamente non sarà la mia corrente di riferimento, ma io mi aspetto che non sia così, perché abbiamo fatto tutte le considerazioni, vi ricordate, sulla tensione, sul contenuto armonico, sul fatto che devo cercare in modo di ottenere una corrente che si avvicini a una sinusoide sfruttando delle proprietà bassa e così via. Quindi mi aspetto che
non riesco ad ottenere una corrente sinusoidale, però mi ci avvicino a una corrente sinusoidale. E di nuovo, per avvicinarmi ancora di più, guardate, qui ho una variazione della corrente rispetto al riferimento che può essere anche troppo elevata. Se voglio ridurre questa variabilità della corrente rispetto al riferimento, cosa devo fare? Aumentare la frequenza, quindi rendere questo intervallo più piccolo. Se ad esempio lo riduco a metà, sicuramente l'andamento della corrente sarà più prossimo al mio riferimento. È il discorso che abbiamo sempre fatto, vi ricordate, aumentare la frequenza di commutazione, perché poi diminuire questo intervallo significa far commutare più volte il dispositivo. Va bene? Quindi vado a aumentare la frequenza di commutazione, incidendo sulle perdite di commutazione, e riesco ad avere una variabilità, quindi un ripple della corrente più basso. Va bene? Quindi significa che questo tipo di tecnica di controllo in corrente mi consente, in funzione di un intervallo di tempo definito, di seguire il riferimento di corrente con una certa variabilità. Ok? Quindi ci sarà una certa escursione della corrente rispetto al mio riferimento. Facciamo alcune considerazioni. Allora, è ovvio che se riesco ad aumentare infinitamente la frequenza di commutazione, io riuscirei ad avere una corrente che praticamente si sovrappone al mio riferimento, ma sappiamo non è così. I target in termini di power quality sono relativi ad esempio al ripple di corrente, cioè alcune specifiche di carico mi dicono, guarda, la corrente non deve oscillare al di sopra del 5%, ad esempio, del valore di riferimento. Quindi significa che se questo è il mio valore di riferimento, le mie specifiche per il carico richiedono un 5%, se il 5% è questo, significa che io in questo caso sto fuori. Va bene? Per stare dentro devo aumentare la frequenza di modulazione. Ma questo tipo di tecnica di modulazione ha un vantaggio enorme, che è quello di essere deterministici su quale sarà la frequenza con cui andranno a commutare i dispositivi. Perché lo definisco io in base a questo tempo, va bene? Quindi impongo questo intervallo, lo posso imporre in funzione di quella che è la frequenza massima di commutazione del dispositivo e quindi poi otterrò un certo ripple sulla corrente. Quindi il vantaggio è che andando ad imporre l'intervallo di modulazione, perché lo impongo io, ottengo un certo ripple, ma in realtà non controllo direttamente il ripple. Il ripple può essere soddisfacente, può non essere soddisfacente, perché qui il mio vincolo è stato, voglio fissare la frequenza di commutazione del dispositivo. E notate un'altra cosa, il ripple all'interno dei vari intervalli può essere variabile. Vedete, qui è più piccolo, in questa fascia, in quest'altra fascia è più grande. Quindi in realtà questa tecnica di modulazione mi permette di controllare direttamente la frequenza di commutazione del dispositivo, ma non mi permette di controllarne il ripple. Il ripple può essere variabile durante tutta l'escursione della corrente, il ripple può essere qui più grande, qui un po' più piccolo, perché è funzione di come varia anche la derivata del mio riferimento. Va bene? Quindi varia in funzione anche della derivata del mio riferimento. Per cui questa tecnica di modulazione sicuramente va bene se voglio tenere sotto controllo la frequenza di commutazione dei dispositivi, ma non mi permette di controllare direttamente l'ampiezza del ripple di corrente. Va bene? Allora, cosa potrei fare? Come la potrei modificare questa tecnica se volessi invece controllare rigidamente qual è il ripple di corrente? Sfruttando sempre la proprietà della derivata positiva o negativa. Quindi il mio sistema di controllo, abbiamo visto, va a misurare la corrente, quindi devo avere la possibilità di controllare, di misurare la corrente istante per istante, e poi in funzione di un riferimento posso andare a commutare i miei dispositivi. Secondo voi come posso modificare questa tecnica per ottenere un ripple, quindi per controllare direttamente non la frequenza di commutazione, quindi avvicinarmi quanto più possibile al riferimento, ma se voglio controllare direttamente il ripple, cosa potrei fare secondo voi?
Il ripple significa una fascia, ripple più o meno 5% significa che se questo è un riferimento, io voglio che la corrente non vada al di fuori del più o meno 5% rispetto al mio riferimento. Va bene? Cosa devo fare? Se questo è il mio riferimento, innanzitutto cominciamo a costruire la mia fascia di tolleranza, che è questa qui. Quindi se la specifica è voglio un ripple di più o meno un tot per cento, significa che la corrente deve stare qua dentro. Mi trovate? Perché il ripple è in funzione del mio riferimento, quindi poiché il riferimento vale nel tempo, significa che la mia banda di tolleranza deve seguire il mio riferimento. Quindi se la mia specifica è un ripple più o meno tot per cento, significa che devo stare dentro questa banda, che è una sorta di banda di steresi. Voi avete fatto l'isteresi, sapete che cosa è l'isteresi? Allora, cosa posso fare secondo voi per mantenere la corrente qui dentro? Immaginiamo sempre che a questo punto devo rimuovere il fatto di fissare degli intervalli, perché se questo è il mio target, in realtà gli intervalli saranno fissati dalla modulazione, dal confronto fra le correnti. Quindi se parto ad esempio con, immaginiamo sempre di cominciare da qui, parto da questo valore, va bene? La corrente è più piccola del mio riferimento e sta addirittura fuori dalla banda di steresi. Che cosa faccio? Arrivato qui sicuramente devo far aumentare la corrente, quindi la devo far crescere. Faccio crescere la corrente e dove mi fermo? Mi fermo sul limite superiore della mia banda di steresi, cioè arrivo qua, a questo punto. Va bene? Arrivato al limite superiore, io non devo far aumentare la corrente oltre quella della mia banda di steresi, perché se il mio target è avere questa corrente con un ripple, quindi una variabilità rispetto al riferimento di più o meno un tot per cento, significa che io la corrente la devo inchiodare qui dentro, non la devo far uscire. Allora, per farla rimanere lì dentro, che devo fare? Arrivato all'estremo superiore, io ricommuto e quindi utilizzo la tensione negativa. Tensione negativa significa che la corrente diminuisce. E dove devo andare a ricommutare di nuovo? Quando la corrente raggiunge l'estremo inferiore della mia banda di steresi, del ripple che ho fissato. Arrivo qua, non posso farla andare oltre, ricommuto di nuovo e quindi faccio, vedete? Faccio variare la corrente all'interno della mia fascia, della mia banda di tolleranza che ho costruito intorno alla corrente di riferimento. Facendo in questo modo io vado a controllare direttamente il ripple. Vedete? Una volta che la corrente è entrata nella mia fascia di isteresi, la faccio rimanere lì dentro perché faccio rimbalzare la corrente fra l'estremo superiore e l'estremo inferiore e quindi la mantengo vincolata qui dentro. Chiaro? Quindi, prima che cosa ho fatto? Prima ho detto, ok, voglio una corrente che si approssimi quanto più possibile al valore di riferimento. Faccio come ho fatto per la Space Vector Modulation, mi fisso un intervallo di modulazione e all'interno di quell'intervallo di modulazione faccio variare la corrente in modo che mi avvicini quanto più possibile al mio riferimento. E il riferimento è come valore superiore su cui rimbalzo, no? Ma il ripple in quel caso è determinato dal mio tempo di modulazione. In questo caso invece io dico, non mi va bene così, perché ho bisogno di controllare direttamente il ripple. Se il ripple è una specifica, quindi mi si chiede un'alimentazione di un carico con 5, più o meno 5% di variazione, quindi di ripple, allora io mi devo costruire la mia banda, la mia fascia di tolleranza, e devo far rimbalzare la corrente qui dentro. E lo faccio applicando la stessa tecnica, sfruttando la derivata della corrente. Quindi vado a misurare istante per istante la corrente, quando la corrente sta crescendo e tocca l'estremo superiore della mia banda di steresi,
applico una tensione negativa, arriva alla fascia di sotto, applico una tensione positiva e così via. È chiaro? Quindi vedete, la corrente rimbalza. Questa tecnica in inglese si chiama bang bang, tecnica bang bang, perché vedete, la corrente rimbalza all'interno della mia fascia di steresi, quindi sulla fascia superiore e inferiore, è come una pallina che rimbalza qui dentro e non le permetto di uscire da questo intervallo. Chiaro? Questa tecnica quindi ha il vantaggio di controllare direttamente il ripple di corrente, che è la vera specifica in termini di qualità della forma d'onda con cui vado ad alimentare il carico. Ma che svantaggio ha? Ha lo svantaggio che io non controllo direttamente il numero di commutazioni. Vi trovate? Se io qua ad esempio dico ho bisogno di un ripple di più o meno 1%, significa che io faccio questa banda molto piccola, ma per rimanere all'interno di una banda molto piccola il numero di commutazioni sarà elevatissimo. Vedete, qui ho una, diciamo, un numero di commutazioni che ho un tempo che varia rispetto al primo, il mio tempo di modulazione varia, quindi significa che posso avere delle frequenze di commutazione sono anche superiori rispetto a quelle ammissibili. Va bene, quindi in un caso vado a controllare il numero di commutazioni attraverso il tempo di modulazione, ma non controllo il ripple. Nell'altro caso dico ok, controllo il ripple, ma di fatto non vado a controllare il numero di commutazioni. Quindi il rischio qual è? Che se voglio ottenere un ripple molto piccolo, il numero di commutazioni sale e quindi vado a fare troppe commutazioni rispetto a quelle che il dispositivo mi consente e mando in sovratemperatura. Chiaro? Quindi la tecnica isteresi di corrente è una tecnica che mi permette di controllare un riferimento di corrente. Lo posso ottenere in due modi: fisso il tempo di modulazione e quindi so quale sarà il numero di commutazioni che farà il dispositivo, ma perdo il controllo sul ripple di corrente, oppure fisso il ripple di corrente ma perdo il controllo sul numero di commutazioni, quindi ho il rischio che il numero di commutazioni sia tale da portare il dispositivo a sovratemperatura e in quel caso interviene la protezione termica dell'inverter che mi ferma l'inverter. Ok? Capiamo prima le due tecniche e poi facciamo le considerazioni per capire a livello pratico come si risolvono questi problemi, perché questa è la tecnica che poi viene utilizzata. Il numero di commutazioni, perché non posso essere deterministico, non lo so a priori? Perché abbiamo detto che il carico non sempre io lo conosco e la derivata, la pendenza di questa, della corrente, dipende oltre da V con S, che è un valore che so, ma dipende anche da L e da R, soprattutto da L. Diciamo, la derivata è soprattutto legata al rapporto V con S diviso L. E poiché L è una grandezza che non sempre conosco, io sto alimentando un carico, L non è che la conosco sempre. È anche difficile in alcuni casi andare a misurarla, andare a stimarla, l'induttanza del carico. Ma poi, in ambito industriale, non è che posso dire, ok, c'ho questo inverter, c'ho questo motore, aspetta, fammi andare a misurare l'induttanza, devo capire come funziona l'induttanza. Insomma, si mette uno, si attacca, quello deve funzionare. Bene, se ho la possibilità di misurarla o di conoscerla dai dati di targa, tanto meglio. Ma in realtà io devo fare in modo che questo sistema funzioni anche non conoscendo il carico. Quindi non conoscendo il carico, il rischio qual è? Che nei casi in cui le induttanze sono molto piccole, la derivata com'è? È molto più ripida, va bene? Quindi significa che in un caso in cui la derivata, l'induttanza, sia di un certo valore rispetto al caso in cui l'induttanza è molto più piccola, vedete che succede? Se l'induttanza è più piccola, in una tecnica ad esempio a controllo della banda di steresi, avrei delle frequenze di commutazione altissime, perché la derivata è più ripida e questa qui, per farla rimanere dentro, io devo commutare moltissime volte rispetto ad esempio un'applicazione in cui la derivata, diciamo, ha un valore minore e quindi riesco a contenere la corrente
con un numero di commutazioni non molto elevato. E questo purtroppo in molti casi non lo so, cioè vado ad alimentare il carico, vado a fare un controllo in corrente, non conosco l'induttanza. Quindi se vado a dire ok, voglio controllare questa corrente, impongo sul mio sistema, sul mio pannello di controllo del mio inverter industriale, ok, voglio più o meno 5%, metto il 5% e vedo che dopo qualche minuto mi va in protezione termica l'inverter. Significa che la derivata della corrente, comunque le condizioni operative, fanno sì che la derivata sia troppo ripida e per mantenere quel valore di ripple io devo commutare troppe volte. È il discorso che abbiamo fatto anche nel caso precedente, cioè per stare più vicino devo aumentare la frequenza di commutazione. Se la corrente ha una derivata troppo ripida, io per non far scappare la corrente devo commutare molte più volte. Va bene? E quindi che posso fare per poi farlo funzionare questo dispositivo? Se voglio implementare una tecnica di steresi di corrente e ho bisogno che la corrente vari all'interno di un certo ripple, ma vedo che questa corrente invece mi scappa troppo velocemente perché ha una derivata troppo ripida e quindi non la riesco a ingabbiare all'interno di questa fascia perché supera il numero di commutazioni, cosa posso fare per cercare comunque di avvicinarmi a quel valore? Mettiamo l'induttanza sì. La stessa cosa vi ricordate che abbiamo detto nel caso del chopper? Nel caso del chopper voglio che la corrente sia quanto più possibile vicino al mio riferimento. In quel caso era una corrente costante, questa era una corrente variabile, ma il discorso è lo stesso. Quindi se arrivo al massimo della frequenza di commutazione e sto ancora lontano dal mantenere la corrente all'interno di un certo ripple, significa che la derivata della corrente è troppo ripida, quindi le strade sono due. O accetto il ripple che me ne viene, perché ho comprato quel dispositivo, a meno che non lo cambi inverter, cioè metta uno più grande che è in grado di commutare più volte, che ha una dispersione, una possibile dispersione maggiore e così via, oppure ci devo mettere un'induttanza. Devo stare anche attento a variare l'induttanza, perché se poi il riferimento di corrente, se ci metto un'induttanza troppo grande, e ho una corrente, un riferimento di corrente che comunque varia, questo qui anziché fare così, mi fa così, e poi rallento la dinamica con cui vado a inseguire la corrente. Quindi bisogna stare attenti, se devo mettere un'induttanza, non devo mettere un'induttanza a prescindere, andrà calcolata l'induttanza per evitare che poi io vada a impattare a quel punto sulla dinamica con cui il convertitore mi permette di inseguire con la corrente. Gli strumenti che ho o sono quelli analitici, devo andare a quel punto a caratterizzarmi il carico, non ci sono altre vie, oppure fate una bella simulazione, quindi o risolvete un'equazione differenziale, quindi calcolate la derivata, vedete quanto devo aggiungere di L, quindi qui anziché L ci metterete un L più delta L. Delta L sarà l'induttanza che aggiungete in serie, e quindi vi andate a determinare quale valore di delta L vi permette ad esempio di rimanere qui dentro. Lo potete fare via analitica o anche in simulazione. Ci avete Simulink, ci avete uno strumento molto potente. Simulink viene utilizzato anche in ambito industriale, viene utilizzato anche per fare modellazioni di questo genere e cercare di controllare dispositivi dinamici prima di andarli o a comprare o a implementare. Quindi il Simulink è uno strumento che potete utilizzare in ambito industriale. Potete farvi una simulazione, se non volete risolvervi le equazioni differenziali, vi fate una simulazione e cominciate a mettere un valore di induttanza aggiuntivo per cercare di abbassare la derivata della corrente e quindi rientrare all'interno del ripple di corrente che vi siete imposti. Quindi il discorso è sempre lo stesso, quando devo inseguire delle dinamiche, ma la corrente non mi consente di inseguire quelle dinamiche, devo cambiare le dinamiche del sistema, quindi devo andare ad aggiungere, ovviamente vado ad aggiungere delle induttanze, queste induttanze, maggiore sarà l'induttanza, sapete che l'induttanza
si abbassa la derivata della corrente, perché l'induttanza, più è grande l'induttanza, più elevata la riduttanza del sistema alle variazioni repentine di corrente, come lo è la capacità per la tensione. Vi ricordate, l'induttanza lo è per la corrente, quindi significa che se il mio carico è caratterizzato da una piccola induttanza, una piccolissima induttanza, e ce ne sono tante applicazioni. Movimentatore a due assi, ve lo dissi pure l'altra volta, che noi abbiamo in laboratorio, quello grosso, su cui facciamo le esercitazioni nel corso di azionamenti, e quello ha dei motori controllati da dei dispositivi, dei convertitori che abbiamo fatto noi, con un'induttanza piccolissima. E non riusciamo, se non mettiamo un'induttanza in serie, non si riesce a mantenere il ripple all'interno di un certo valore. Anche se arriviamo al massimo della frequenza di commutazione, addirittura lì ci sono dei MOSFET che alimentano il motore, però anche utilizzando dei MOSFET non riesco a stare all'interno di un ripple ben definito, perché l'induttanza è molto piccola. Questo mi consente di avere dinamiche molto spinte, ma di fatto mi crea un problema sul ripple di corrente, perché la corrente non la riesco a ingabbiare all'interno di una fascia, della mia fascia di tolleranza, della mia fascia di isteresi. Va bene? Quindi questa è l'isteresi, per questo motivo questo si chiama controllo di isteresi di corrente. Quindi cerco di mantenere la corrente all'interno di una certa fascia a ripple costante o a frequenza costante. Quindi nell'uno ho il problema che il ripple non lo controllo, quindi lo posso utilizzare se mi voglio cautelare, diciamo la modulazione a ripple costante mi preserva il convertitore, va bene? Perché il convertitore me lo fa funzionare nelle condizioni ideali, perché dice ok, tu puoi andare a 10 kHz, io ti faccio andare a 10 kHz, non ti faccio andare più. Poi il carico ci rimette, perché il carico sarà alimentato a un ripple che può essere giusto, può essere adeguato, oppure può non essere adeguato. Nell'altro caso invece preservo il carico. Nel caso di controllo a isteresi con la banda fissa, io preservo il carico perché dico il carico funziona nelle sue condizioni ottimali, ma gravo sul convertitore, sull'inverter, perché posso far funzionare l'inverter al di fuori dei suoi parametri nominali di funzionamento. Però si usa sia l'una che l'altra, a volte si usa anche una combinazione tra le due. La combinazione fra le due qual è? Che è quella che poi viene implementata per quasi tutti i dispositivi industriali. Prendo l'inverter industriale, ho bisogno di implementare il controllo in corrente, imposto il controllo in corrente e quello mi dice qual è il ripple di corrente che vuoi, io gli dico più o meno 10%. Lui imposta una tecnica isteresi sulla corrente con un ripple del 10%, però poi che cosa fa? Fa sempre il confronto fra le due correnti, ma quando va a misurare il sistema interno, c'è un contatore, va a misurare il numero di commutazioni, se vede che il numero di commutazioni sta superando il massimo consentito dall'interruttore, rallenta lui. Per non andare in protezione termica, comincia a rallentare lui le commutazioni, mi salta qualche commutazione. Saltare qualche commutazione che significa? Uscire fuori dalla banda di isteresi. Quindi io vado a misurare la corrente, mi aspetto che la corrente stia all'interno della banda di isteresi, in realtà la corrente esce fuori. Ma perché? Perché l'inverter in quel caso è intervenuto per salvaguardare se stesso, quindi mi può lanciare un warning dicendomi che non sono rispettati i parametri di isteresi sulla corrente, perché altrimenti supero il numero di commutazioni consentite. Oppure se io lo forzo ad andare a quelle condizioni di ripple, il rischio è che poi vada in protezione termica. Se va in protezione termica è un dramma, perché immaginate che questo inverter alimenti un motore all'interno di un processo produttivo che sta ciclando per andare per produrre, no, dei componenti. Se un inverter si ferma, mi si ferma tutta la linea di produzione. È un fermo macchina, è una cosa a livello industriale drammatico, perché significa innanzitutto bloccare la produzione, andare a vedere dov'è il problema. Il problema è la protezione termica. Immaginate se poi ci mette mani uno che non sa che significa, perché è entrato in protezione termica. L'unica cosa che può fare, aspetta un po' di tempo, ripristina il funzionamento, quello riparte per un po', riaccumula di nuovo il calore e arriva in protezione termica. È una cosa che capita molto spesso, perché non si sa dove intervenire, cioè c'è questo segnale protezione termica e non si sa come intervenire.
Per intervenire bisogna o rilassare quindi il ripple di corrente, quindi accettare che sul carico ci vada una corrente più sporca, oppure intervenire con delle induttanze che alla fine come se mi filtrassero la corrente con cui alimento il carico. Queste sono le vie d'uscita, perché se non riesco ad aumentare ancora di più la frequenza di commutazione, significa che non posso andare, non posso spingere il convertitore ad andare oltre quel regime funzionale. Poi cosa può capitare? Che la corrente, questa corrente, stia molto al di sotto del valore massimo dell'inverter, di corrente nominale dell'inverter. Se ad esempio l'inverter riesce a tirare fuori 100-200 ampere e io ce ne sto facendo tirare fuori 20, a quel punto capite bene che la potenza, la perdita di commutazione, da che cosa dipendono? Dipendono dal numero di commutazioni, ma anche dalla tensione e dalla corrente che interrompo. Ricordate quel grafico che facemmo, penso, alla prima o alla seconda lezione, che faceva vedere quando interrompevo l'una e l'altra si creava quel triangolino. Quel triangolino di potenza è questo che, andando a fare l'integrale, è l'energia che io dissipo sotto forma di calore, è quello che mi fa aumentare la temperatura del dispositivo. Quindi significa che se la corrente è più bassa, la corrente ad esempio è questa, significa che questo triangolino è più piccolo e quindi per generare il calore che serve a portare in sovratemperatura il mio convertitore ce ne posso mettere di più di quei triangolini. Per questo posso anche spingere di più a commutare a frequenze superiori il mio dispositivo. Di solito ad esempio un IGBT fatto per andare 20 kHz 500 ampere, se io anziché 5 lì sono 500 ampere in continuo, se io ad esempio tengo molto al di sotto dei 500 ampere la corrente, a 50-60 ampere, io posso anche andare a 20, o posso anche superare i 20 kHz, posso portare a 30 kHz, 35, noi l'abbiamo portato pure a 50 kHz, perché è ovvio che se tengo sotto controllo la temperatura e faccio circolare una piccola corrente, alla fine posso andare oltre quel valore, perché la determinante è la temperatura, per cui se la corrente che vado a interrompere è molto bassa, significa che le perdite di commutazione legate a una singola commutazione sono più piccole, quindi ne posso aggiungere di più. Però devo sempre stare attento, perché se a un certo punto la corrente mi cresce e io sto andando a 30-40 kHz, quello si blocca. Quindi gli attuali dispositivi hanno una protezione termica, alcuni inverter non ce l'hanno la protezione termica, e quindi possono anche distruggersi, perché forzano il dispositivo ad andare a commutare a valori superiori, aumenta la temperatura locale e quindi poi si fonde proprio il dispositivo. Bene, può capitare se o nel caso di inverter che non hanno questa protezione termica, o se ce l'hanno comunque non funziona perfettamente, perché è legata anche alla presenza di un sensore di temperatura che sta vicino il dispositivo. Basta che qualcosa non funzioni bene e quindi l'inverter arriva alla rottura. Bene, si fonde proprio il dispositivo. Allora, chiaro, questa tecnica, vedete, non è complicata, perché deriva di fatto dal controllo in tensione, ma io sfrutto il controllo in tensione per controllare indirettamente la corrente attraverso la derivata. Quindi non conosco il carico, ma so che la derivata della corrente è positiva o negativa in funzione del fatto che applico una tensione positiva o negativa sul carico. E quindi sfruttando il semplice andamento, quindi non devo conoscere effettivamente come evolve la corrente, io la devo misurare e la devo confrontare istante per istante a un riferimento. Quindi poi in funzione di quale tecnica vado ad utilizzare, in un caso faccio sbattere la corrente sotto il riferimento e quindi mi preservo sicuramente sulle perdite di commutazione, nell'altro invece applico la tecnica Bang Bang, quindi la faccio rimbalzare fra un estremo superiore e un estremo inferiore, e in base a quanto andrò a fare piccolo o grande questo intervallo, questo ripple, questa fascia di steresi, aumenterò quando rimpicciolisco o diminuisco quando l'aumento le perdite di commutazione e il numero di commutazioni. Chiaro?
Quindi con questa tecnica di fatto completiamo tutte le tecniche di controllo, ce ne sono altre però che sono delle derivazioni di quelle che abbiamo fatto, ce ne sono tantissime che sono una derivazione della SQM, quella che abbiamo visto prima, ma alla fine la SQM con qualche piccola variazione, ad esempio per minimizzare il numero di commutazioni, ma più di quello non è, alla fine sono tecniche di modulazione vettoriale che sono molto utilizzate, e queste pure che sono tanto utilizzate quando ho bisogno di controllare la corrente sul carico. Ok, quindi non mi interessa più il controllo della tensione, vado, utilizzo la tensione per andare a controllare la derivata della corrente, e in questo caso posso utilizzare le due tecniche, frequenza fissa e banda fissa. Vi ribadisco che in ambito industriale si utilizza banda fissa, ma si controlla il numero di commutazioni. Quindi il dispositivo vi consente di andare a banda fissa solo se il numero di commutazioni è al di sotto di quello massimo. Se uscite, se andate al di sopra del valore massimo di commutazioni, è direttamente l'inverter che si autolimita e quindi fa saltare delle commutazioni per rispettare il numero massimo di commutazioni, quindi l'energia termica totale, ma questo presupporrà che uscite fuori dal rimborso. Va bene? Attenzione, questa è una cosa che è abbastanza delicata, perché in alcune applicazioni è un requisito proprio funzionale il fatto che il RIMPO debba stare all'interno di un certo valore, per cui non è detto, non date per scontato il fatto che nel momento in cui avete impostato un RIMPO sull'inverter effettivamente quel RIMPO ci sia. Ci sono molti casi in cui si esce fuori proprio perché avete impostato delle condizioni che l'inverter non vi può garantire, e quindi là significa che probabilmente c'è un errore di progettazione, cioè avete utilizzato un inverter probabilmente troppo piccolo per quel tipo di applicazione, perché vi siete focalizzati soprattutto sul riferimento della corrente che dovete andare a far circolare nel carico, ma non tanto sulla qualità della corrente che dovete iniettare nel carico. In alcuni casi può essere necessario addirittura cambiare il tipo di inverter quando le restrizioni sulla power quality sono tali da non potervi far funzionare l'inverter in quelle condizioni operative. Però almeno sapete di che cosa si tratta quando impostate un RIMPO, quando avete la necessità di stare al di sotto del parametro di distorsione della corrente, del RIMPO di corrente, dove dovete operare e cosa dovete fare. Che è una cosa che vi garantisco, non è che tutti sappiano, e anche chi è molto navigato in ambito industriale conosce come sistema un convertitore, non conosce il funzionamento dei dispositivi e quindi spesso non sa neanche dove intervenire. Va bene? Chiaro? È chiaro? Passiamo avanti, se no ditemi che cosa non avete capito. E ora dobbiamo passare all'ultimo argomento almeno della parte teorica, che sono i convertitori. Faremo un cenno sui convertitori multilivello, però con questo chiudiamo le tecniche di modulazione dell'inverter, che è la parte più importante, corposa, ma anche più interessante del corso, per i risvolti che ha di tipo applicativo. È normale che questo che noi abbiamo visto per un inverter monofase valga anche per un inverter trifase, perché nell'inverter trifase i ragionamenti che ho fatto si replicano su ogni singola fase. Allora, nell'inverter trifase, questa è la situazione, qui ho tre correnti, 1, 2 e 3, e il ragionamento è lo stesso, cioè se voglio implementare una tecnica esteresi su un inverter trifase, significa che dovrò generare tre riferimenti di corrente per le tre fasi, e qui la corrente, icon 1, icon 2, e con 3 avrà degli andamenti. Io posso andare a controllare la derivata della corrente
quindi la derivata dei 1 su dt, dei 2 su dt, dei 3 su dt, andando a collegare questo punto o al potenziale positivo, derivata positiva, o al potenziale negativo, derivata negativa. Quindi esattamente quello che abbiamo fatto per inverter monofase. Immaginate, voglio generare 3 sinusoidi di corrente, mi faccio i 3 riferimenti sfasati di 120 gradi e quindi vado a controllare in isteresi queste 3 correnti allo stesso modo. Quindi l'unica cosa è che il mio sistema sarà diviso in 3, ok? Quindi ci saranno 3 sottosistemi, ognuno dei quali prende la corrente di riferimento per quella fase, va a misurare la corrente che circola in quella fase, fa il confronto, quindi significa la devo far crescere più di S1, la devo far diminuire più di S4. Ok? Lo porto qua o qua. Chiaro? Quindi alla fine, andando a collegare, a giocare su queste tensioni di polo, riesco a controllare la derivata della corrente. Quindi capite bene, controllo la derivata. Il fatto di controllare la derivata mi permette di implementare una tecnica di modulazione senza di fatto conoscere il carico. Poi i problemi che nascono dal fatto di non conoscere il carico sono quelli che abbiamo visto, cioè posso andare a frequenze di commutazione troppo elevate oppure posso avere dei ripple che sono al di fuori di quelli che in realtà di cui ho bisogno. Però lo stesso discorso vale per l'inverter trifase, l'unica differenza è che vado a implementare 3 controlli separati, ognuno per i 3 rami. Ognuno prenderà il riferimento, il rispettivo riferimento di corrente di fase, andrò a misurare la corrente di fase per ogni fase, le confronto per ogni fase e quindi vado ad aprire o chiudere l'interruttore in funzione della derivata di corrente che devo implementare. Informazione pratica. Il fatto di misurare la corrente, quando si parla di misurare una grandezza, non è una cosa facile, soprattutto se sto in laboratorio è tutto sempre facile, cioè i miei bei alimentatori, i miei bei oscilloscopi, tutto funziona alla grande, a volte neanche funziona in laboratorio. Però diciamo è molto più semplice, quando sono in ambito industriale cambia tutto. Ad esempio, se volessi andare a misurare una corrente sul carico, significa che ci devo mettere un sensore di corrente adeguato che mi vada a misurare quella corrente, soprattutto se sto alimentando un motore, quindi ho il quadro in una cabina e ho il motore che sta sul processo, non faccio la fesseria di andare a mettere il sensore di corrente sul motore. Dove lo vado a mettere il sensore di corrente? Sotto l'uscita dell'inverter, visto che la corrente si presuppone che è quella che esce e quella che entra nel carico, vado a misurare la corrente qui, vicino all'inverter, dentro il quadro, non la vado a mettere il sensore vicino al motore dove ci stanno le vibrazioni, ci sarà umidità, se ci sarà pure temperatura elevata perché il motore molto spesso deve azionarsi in processi in cui è prevista, che ne so, una temperatura elevata, comunque vibrazioni, umidità. Tutto ciò fa dei sensori il punto debole dell'anello di controllo. Quindi se vado a mettere un sensore vicino al processo, questo sensore rischia di essere l'elemento che abbassa l'affidabilità. Per cui la corrente, poiché quella che esce qua è quella che va nel carico, io metto il sensore direttamente dentro l'inverter. Così sta pure bello schermato, non hai disturbi elettromagnetici che può prendere da altre parti, che in ambienti industriali i disturbi elettromagnetici che vengono dalle altre macchine operatrici sono altissimi e quindi preservo la sua vita. Quindi tutto ciò che io riesco a mettere qua dentro come sensori va benissimo e infatti la tecnica esteresi va bene anche in ambito industriale, perché è vero che ha bisogno per funzionare di un sensore, ma io il sensore ce l'ho qua dentro. Se ho la necessità di mettere un sensore vicino al carico, vicino al processo, comincio a riguardare. Poi avete fatto, giusto per farvi capire qual è l'entità della cosa, macchine elettriche, avete visto che ci sono alcuni controlli delle macchine elettriche che presuppongono un sensore di velocità retroazionato al controllo, va bene? Se per far funzionare il motore ho bisogno di metterci un sensore di velocità, sensore di velocità io sicuramente non lo posso mettere dentro l'inverter, purtroppo lo devo mettere sull'asse meccanico del motore. E il sensore di velocità purtroppo è uno degli elementi che crea più problemi negli azionamenti industriali.
perché è quello che si rompe più facilmente. È un sistema elettronico, è un dispositivo elettronico, perché poi mi deve dare un'informazione. Sulla base della velocità mi darà un segnale codificato, digitale, analogico, quello che sia, ma mi dà un segnale in forma elettronica del valore di velocità. Quindi significa che io vicino al motore, che sta piazzato sul processo, che lavora in ambiente non del tutto ottimale per un sensore, ci devo andare a mettere una scheda elettronica sottoposta a umidità, vibrazioni e così via. È la prima cosa che si va a rompere. E infatti se si va in ambito industriale, voi quando farete poi gli azionamenti industriali, vedrete che la presenza del sensore di velocità è quello che vi permette di avere le migliori prestazioni dinamiche dal controllo del motore. Ma se andate in un'azienda, in una fabbrica, e andate a dire, oh, qua ci sta un motore asincrono ad anello aperto, se ci mettiamo un bel sensore di velocità, retrazioniamo, io sono in grado di riprogrammarti tutto senza troppe variazioni, io ti rifaccio tutto e ti faccio aumentare la velocità dell'azionamento e quindi faccio aumentare la producibilità dell'impianto del 30-40%. Bello, però dovete convincere il responsabile della manutenzione che piuttosto si fa sparare per mettere un sensore di velocità vicino al motore, perché è la cosa che poi crea più problemi e disservizi. E chi si occupa di manutenzione lo sa che mettere un sensore di velocità vicino a un motore, vicino a un processo, può essere un problema. Però ora ci sono delle tecnologie, ci sono dei dispositivi che comunque sono abbastanza robusti e consentono di avere comunque buone prestazioni ad alta affidabilità. Però bisogna stare attenti, quindi questa tecnica ha bisogno, rispetto al controllo in tensione, ha bisogno del sensore di corrente, quindi non funziona se non ho un sensore di corrente per ogni fase. E di questo ne devo tener conto quando immagino all'applicazione, va bene? Di solito un sensore di corrente poi si mette perché io la corrente, anche quando faccio un controllo in tensione, la devo sempre tenere sotto controllo, se mi scappa io distruggo qualcosa. Però in questo caso io ci devo mettere un sensore che è in grado di non solo di andare a captare quello che è l'andamento, il valore massimo della corrente. Io devo andare a misurare istante per istante con una buona discrezionalità quello che è l'andamento della corrente nel tempo. Quindi ci devo mettere anche un buon sensore di corrente per farlo funzionare. Va bene? E questo è una cosa di cui bisogna tenere conto. Quindi si complica, se volete, un po' di più il sistema di controllo, ma vi permette però di avere, senza mettere sensori esterni, integrando direttamente i sensori all'interno dell'inverter, vi permette di avere questa maggiore funzionalità. Sensori di tensione, non ci pensate a mettere dei sensori di tensione in ambito industriale, che sono la cosa peggiore che potete mettere all'interno di un sistema industriale, ma per un semplice fatto, a prescindere dall'affidabilità eccetera, il costo. Perché? Avete visto la faccia che esce fuori da una modulazione, anche PWM, una SWM di un inverter? È una tensione tutta affettata, quindi se io devo andare a misurare quella tensione, significa che ho bisogno di un sensore di tensione che ha una banda passante elevatissima, perché mi deve captare tutte le armoniche e mi deve costruire quel segnale onda quadra tagliato. Sulla corrente, poiché le armoniche alte le taglia il carico, ho bisogno di sensori che hanno bande passanti normali, diciamo. Non ho bisogno di andarmi a prendere le armoniche a 100 kHz, a 300 kHz per ricostruirmi. Quelle non ci stanno come armoniche di corrente. Quindi il sensore di corrente vi costa poco, perché ha una banda passante più bassa, più piccola. Se dovete andare a misurare, volete misurare la tensione perché vi serve per qualcosa, i sensori di tensione costano anche fino a 100 volte di più il sensore di corrente, perché là dovete prendere, se dovete ricostruire la forma d'onda di tensione, dovete prendere dei sensori che hanno una banda passante altissima, che sono in grado di captare le armoniche ad elevatissimo ordine, e questo costa tanto di più. Non so se l'avete fatto a misure, comunque vi garantisco che un sensore di tensione per questo tipo di modulazioni costa un sacco di soldi. Però poi alla fine neanche vi serve conoscere qual è l'andamento nel tempo della tensione, basta che vedete quello della corrente e riuscite a capire. Di solito il target è comunque sempre la corrente. Quindi andate a misurare la corrente e da lì vedete se state modulando peggio o meno. Bene?
Facciamo il passo successivo? Poi ci avete qualche dubbio? Ok, allora facciamo, tanto rimasto, senza facciamo pausa, facciamo un altro quarto d'ora, 20 minuti e fine. L'ultimo argomento che è rimasto da fare riguarda i convertitori multilivello. Convertitori multilivello che sono una tipologia di convertitori che in realtà nasce da un'estensione di queste strutture. Quindi parliamo, nella maggioranza dei casi, di inverter multilivello, ci sono anche altre tipologie, però noi ci focalizziamo su questo. E rispondono a una esigenza specifica. Quando ho un inverter di questo tipo, questo inverter è un inverter a due livelli, cioè il livello identifica i valori di tensione che esistono all'interno dell'inverter. Qui dentro i valori di tensione fra cui posso far variare la tensione di polo sono due, che è 0 V con S. Quindi questo inverter, immaginate che sia, vi dico che è un inverter a due livelli di tensione. Va bene? E questa tipologia di inverter sono quelli che fino a pochi anni fa erano gli unici utilizzati, non c'erano altre estensioni se non a livello di ricerca. Invece adesso anche in ambito industriale, in ambito di applicazioni, ad esempio per gli impianti fotovoltaici e così via, c'è una nuova categoria di inverter che sono inverter a più livelli, cioè non a due livelli ma 3, 4, 5, anche 12, 15, 20 livelli. Di che cosa parliamo? Se voglio aumentare la potenza che riesce a processare un inverter di questo tipo, devo aumentare la tensione, la corrente o tutte e due. Va bene? Quindi la potenza elettrica nel carico è data dal prodotto di tensione e corrente, diciamo in kV/A, quindi dipende dalla tensione e dalla corrente. Se ho necessità di alimentare carichi molto grandi, è ovvio che posso aumentare la tensione, mi conviene aumentarla prima, vi ricordate, perché aumentare la corrente significa comunque avere grossi conduttori. Allora, aumentare la corrente va incontro alle perdite per effetto Joule, alle cadute di tensione, se metto cavi troppo piccoli ci faccio andare troppa corrente, ad esempio i cavi sono molto lunghi, le cadute sono tali che poi ho un deterioramento dell'alimentazione sul carico. Quindi sicuramente conviene sempre prima massimizzare la tensione e poi alzare la corrente. Ma se aumento la tensione, qual è il problema dell'aumento di tensione? La corrente è legata alle perdite per effetto Joule. L'aumento di tensione? A che cosa? L'isolamento, no? Trovate. Quindi se aumento la tensione, il limite massimo della tensione è la tensione massima di isolamento, che ad esempio mi permettono di avere gli interruttori che ho qui dentro. Quindi gli interruttori che monto all'interno di un inverter sono sollecitati, fra virgolette, dalla corrente che erogano verso il carico e della loro tensione di isolamento. Quindi se compro un interruttore io massimizzo la tensione, arrivo alla sua massima tensione di isolamento e poi ci faccio cacciare la corrente da zero al valore massimo. Ma avete visto quando abbiamo fatto le prime lezioni che ogni dispositivo, tipologia di dispositivo, lavora in un determinato range di potenza. Abbiamo visto i MOSFET, ricordate, i MOSFET lavorano nella fascia bassa di potenza, gli permettono di avere elevate frequenze di commutazione, quindi qualità molto elevata, ma hanno dei limiti sia sulla tensione di isolamento che sulla massima corrente. Fascia successiva che abbraccia tutte le applicazioni industriali sono gli IGBT. Gli IGBT hanno una tensione di isolamento più alta, migliaia di volt, è una corrente che vi permette di utilizzarli nelle applicazioni che vanno da qualche centinaio di watt fino a qualche centinaio di kilowatt. Va bene, che sono la gran parte delle applicazioni industriali che ovviamente oggi giorno mi trovo a affrontare.
se ho bisogno di aumentare la potenza, o cambio il dispositivo o mi invento qualche altra cosa. Ma vi ricordate, cambiare il dispositivo, utilizzare altri dispositivi, il GTO e via e altri simili, hanno sicuramente la possibilità di lavorare con tensioni e correnti più elevate, ma hanno il problema, ricordate, della frequenza, la frequenza di commutazione che comunque deve essere bassa, che per applicazioni di questo genere, applicazioni industriali, anche ad esempio per fotovoltaico, in cui devo iniettare una potenza in rete con dei requisiti di power quality molto stringenti, non vanno bene. La cosa ideale sarebbe poter utilizzare di IGBT anche per applicazione a tensione più elevata. Allora, il problema qual è? Che l'IGBT però ha delle tensioni massime di isolamento, soprattutto il problema della tensione massima, perché se riuscissi ad aumentare la tensione di isolamento avrei risolto, ma hanno un problema relativo proprio alla tensione massima di isolamento. Allora, il discorso qual è? Se io anziché lavorare su due livelli, vado ad esempio a lavorare su 3, 4, 5 livelli e parzializzo la tensione su cui, a cui è sottoposta ogni interruttore con un sottomultiplo della tensione di ingresso, io riesco a risolvere il problema di isolamento. Quindi ogni dispositivo è sottoposto a una certa tensione, la tensione totale sarà la somma dei vari livelli e riesco ad alimentare carichi con potenza più elevata. Vediamo di che cosa stiamo parlando. Vi disegno la struttura così capiamo di che si tratta. Allora, ho sempre in ogni caso una tensione stabilizzata dai miei condensatori. Metto in parallelo a questo banco di capacità un altro banco di capacità, esattamente due banchi di capacità in serie. Questo sarà un con S. Se faccio in modo che questi due banchi di capacità siano esattamente identici fra di loro, che cosa succede? Che la tensione V con S si ripartisce, come sapete, esattamente perché sono in serie. Quindi qui avrò V con S mezzi e qui avrò V con S mezzi. Che cosa faccio da questa parte? Guardate cosa ci metto. Allora, questo qui è un ramo un po' strano, perché noi il ramo di ponte siamo abituati a vederlo come due interruttori e dirlo in antiparallelo. È come se ne mettessi due in serie, va bene? O se costruissi, come se costruissi un ramo di ponte fatto da quattro interruttori, S1, S2, S3, S4. Qui derivo, ad esempio, il mio carico. Poi che cosa faccio? Collego questo punto con due diodi. Adesso vedremo perché, li metto così. Questa è la struttura. È un ramo. Immaginate che questo sia replicato per tre. Fissiamoci sul ramo, tanto abbiamo visto che quello che succede sul ramo poi lo posso replicare sui tre rami. Quindi questo è lo stadio d'ingresso DC, tutto ciò che sta qui, lo stadio DC, e qui c'è lo stadio AC, che può essere fatto da uno o più rami, quindi ci posso alimentare anche un carico trifase, mettendone tre uguali di questi. Però fissiamoci solo su questi. Quindi vedete, ho messo due capacità, due banchi di capacità in serie, uguali, devono essere uguali, in modo tale da ripartire la tensione
v con s mezzi e v con s mezzi. Collego questo ramo attraverso questi due diodi, vedete? Attraverso questi due diodi messi in tensione in questa posizione, se no non funziona, e dal punto centrale derivo il carico. Quindi questo è il mio carico, carico RL, quello che sia. Può essere una fase, un carico di una fase, di un carico trifase, quindi significa che questo va replicato per tutto. Qui ho 1, 2, 3, 4 dispositivi che posso chiudere e aprire in funzione della modulazione che voglio avere. Allora, mettiamoci qui, cerchiamo di capire come posso utilizzare questa configurazione per ottenere una tensione controllabile in uscita. Quindi questa è la tensione V0 sul carico. Vediamo come posso modulare quei quattro interruttori per cercare di alimentare il carico. Allora, attenzione, questo ve lo dissi quando vi spiegai i diodi di libera circolazione. Io posso implementare una configurazione apertura e chiusura se garantisco, ricordate, sempre la chiusura della corrente. La corrente si deve chiudere sia se esce che se entra. Questo è il motivo per il quale, vi ricordate, si mettono i diodi in antiparallelo. Quindi ogni volta che ho un sistema diverso e provo una modulazione, quindi una combinazione, devo sempre sincerarmi che la corrente si richiuda sia che sia uscente che entrante dal carico, va bene? Quindi immaginiamo che questo sia il verso positivo della corrente. Vediamo cosa succede se io utilizzo questa modulazione 1 1 0 0. 1 1 0 0 significa questo chiuso, questo chiuso, questo aperto e questo aperto, va bene? Significa che sto collegando questo punto qui, vi trovate? È un po' come se quando ne chiudo due, come se fossi all'inverter a due livelli. La corrente cosa farà? Una corrente positiva, quindi che entra nel carico, parte da qui, si richiude qui. Una corrente negativa si richiude attraverso i due diodi che stanno, vedete, messi in serie. Quindi significa che io qua, di fatto, sto applicando al carico la tensione, quale? V con S, quindi quella d'ingresso. Quindi qui c'ho la tensione V con S. Proviamo quest'altra, 0, 1, 1, 0. Ok? 0, 1, 1, 0 significa questo aperto, questo chiuso, questo chiuso e questo aperto. Va bene, quindi ho chiuso questi due. Allora, se questo aperto, qua non è che si può ficcare una corrente, vi trovate? Quindi, molto presumibilmente, io sto collegando questo punto a questo potenziale. Questo potenziale che valore ha rispetto al riferimento? V con S mezzi, va bene? Vediamo se effettivamente è così. Vediamo se, avendo chiuso questi due interruttori, anche le correnti, una entrante o una corrente uscente, riescono a chiudersi. Allora, avendo collegato a questo punto, una corrente verso il carico che tragitto può fare? Vedete perché c'è bisogno di questi due diodi? La corrente che farà? Arriverà qui, si chiude qui e va verso il carico. Vedete, sfruttando questo diodo e questo interruttore. Una corrente invece entrante, che tragitto fa? Arriva qui, questo è chiuso, vi trovate perché ho chiuso questo e questo, e ritorna sempre qui. Quindi significa che il potenziale effettivamente è V con S mezzi. E attraverso questi due diodi io riesco a far chiudere una corrente positiva o una corrente negativa. Questa è la verifica che devo fare sempre. Ricordate, ogni volta che provate una modulazione, un circuito, eccetera, fate sempre la verifica di dove si può richiudere la corrente. Se la corrente non si richiude, o si richiude solo quando è uscente o quando è entrante, quella modulazione non la potete utilizzare.
quella combinazione non può essere utilizzata, perché se l'applicate a un carico, qua stiamo parlando di alte potenze, si rompe tutto. Quindi significa che questo tipo di modulazione mi dà origine a una tensione che può essere mezzi. L'altra modulazione che posso usare è 0, 0, 1, 1. Quale sarà la tensione che ottengo sul carico? Ditemelo voi. 0, 0, 1, 1 significa due sopra aperti e due sotto chiusi. Questo punto a che potenziale lo sto portando? A 0. Quindi significa che la tensione è 0. Qualsiasi altra combinazione, provate a farlo come esercizio, qualsiasi altra combinazione provate a fare su questa tipologia di inverter, non vi è garantita sempre la chiusura della corrente. Quindi significa che sono solo queste le tre combinazioni di modulazione che potete avere da un inverter a tre livelli. Ok? Questo è un inverter a tre livelli, lo vedete qui. Perché i livelli della tensione in uscita sul carico sono 0, V con S mezzi e V con S. Chiaro? Quali sono i vantaggi? Vedete, io ho complicato il mio convertitore. L'ho complicato perché innanzitutto non solo ho raddoppiato il numero di componenti sul ramo, ma ci ho aggiunto pure i diodi. E poi se immaginiamo di fare 4, 5, 6 livelli, si complica sempre molto di più. Quindi sto complicando la struttura del convertitore, ma è normale che la debba complicare, perché io per avere meno tensione su ogni dispositivo devo ripartire la tensione su più dispositivi. Quindi un vantaggio è che io riesco ad avere una tensione effettiva sul carico maggiore di quella che è la tensione isolamento di ciascun dispositivo, ma c'ho anche un altro vantaggio che è molto importante, che spesso fa preferire questo tipo di convertitori ai convertitori a due livelli anche quando non devo andare a tensioni troppo elevate. Qual è l'altro vantaggio? Lo vedete qua. Quindi sicuramente il vantaggio è che riesco a salire di tensione e quindi avere potenze più alte. Primo vantaggio, lo posso utilizzare per applicazioni a potenza più elevata. Ma il secondo vantaggio, che più in termini di efficienza, se vogliamo, qual è? Meno commutazione. Cioè il fatto di avere un livello intermedio, cosa che io su due livelli non ho, anziché ad esempio fare l'onda quadra, io faccio l'onda a due gradini. Quindi segnala che se poi vado a fare lo sviluppo in serie avrò sicuramente un comportamento dal punto di vista del contenuto armonico migliore, ma soprattutto posso modulare con una PWM, posso modulare su tre livelli anziché su due livelli. Quindi significa che per avere lo stesso contenuto armonico lo ottengo con meno commutazione. Quindi significa parità di contenuto armonico, meno commutazioni, efficienza più elevata, perché significa che le perdite per commutazione sono più basse e quindi l'efficienza e il rendimento del convertitore è più elevato. Allora quando lo utilizzo? Questo si può utilizzare ad esempio per le applicazioni di collegamento a impianti fotovoltaici, quando ad esempio faccio il conto energia, perché mi converrebbe usare questo? Che ovvio questo lo pago di più, quindi devo fare comunque una valutazione economica, questo mi costa di più, però il fatto che mi permetta di avere un rendimento maggiore, perché riesco a commutare meno volte a parità di qualità della forma d'onda che ho in uscita, riesco a commutare meno volte, significa che ho una potenza utile maggiore, quindi ho un rendimento più elevato. E ad esempio nelle applicazioni come il conto energia, in cui pagano l'energia che tu immetti in rete, se io a parità di impianto fotovoltaico, utilizzando un altro convertitore, riesco ad aumentare di un 5% anche l'energia che metto in rete, significa che ho un ritorno economico più veloce. È ovvio che devo fare sempre un'analisi economica, cioè devo capire questo rispetto a un due livelli quanto mi costa di più, tot, ok, che efficienza in più ha rispetto a uno tradizionale, tot%, la quantifico dal punto di vista economico.
Se questo mi permette prima di 5-7 anni di avere ritorno, ho fatto una buona scelta, se no comunque mi conviene andare su due livelli. E guardate che questi si cominciano a trovare anche negli impianti fotovoltaici. Si trovano nelle applicazioni tipo massimizzazione dei rendimenti, quindi applicazioni come impianti fotovoltaici, o quando devo alzarmi come potenza utile e quindi utilizzo IGBT per applicazioni con potenze maggiori rispetto a quelle per le quali gli IGBT sono solitamente utilizzati. C'è ovviamente tutta una tecnologia legata ai multilivello. A me interessa che voi sappiate che esistano, come funzionano in linea di principio. Poi non ve li faccio realizzare in laboratorio, perché insomma, già che realizzate un due livelli per me è tanto. Cioè, il fatto che voi adesso, alla fine del corso, sappiate costruire un inverter a due livelli, vi garantisco che non lo sanno fare molti vostri colleghi in giro per l'Italia, questo ve lo posso garantire, fate voi un'indagine. Quindi è già tanto che voi siate in grado di realizzare un due livelli. Però su tre livelli almeno sapete perché c'è, cos'è, quando si utilizza, e eventualmente sapete anche valutare quando utilizzarlo. Va bene, però a livello costruttivo, poi capite, si complica ovviamente la tecnica di modulazione perché sono più combinazioni, si complica la struttura, ma di fatto poi a livello di controllo è un'estensione di un sistema di controllo a due livelli. Di questi esistono anche applicazioni a 20 e più livelli, per farvi capire di che stiamo parlando, perché quando devo alzarmi molto in potenza devo aumentare il numero di livelli. Questo si fa per utilizzare dispositivi ottimali per applicazioni come quelle industriali, il regime di potenza per i quali non potrebbe essere utilizzato. Chiudiamo qui.